ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi ha fatto visita al Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza, struttura operativa da circa 4 anni e promossa con gli obiettivi che qui sottolinea il presidente provinciale dell'associazione Gianluca Cavion. Ancora nel 2016 abbiamo individuato all'interno della nostra sede di Confartigianato questo spazio dedicato al rapporto tra università e impresa. Noi vogliamo usare questo spazio proprio per essere vicini alle dimensioni delle nostre imprese, parlando un linguaggio molto semplice, comprensibile, che dia la possibilità di sviluppo e crescita per le nostre imprese. Nel Digital Innovation Hub le imprese vedono oggi un punto di riferimento in grado di favorire il trasferimento tecnologico per la formazione digitale dei giovani e per quella continua rivolta agli imprenditori e ai loro collaboratori. Sentiamo il responsabile del Digital Innovation Hub, Matteo Pisano. Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza è impegnato da qualche anno nell'accompagnare le imprese nel lungo percorso di trasformazione digitale. Facciamo questo a partire da 3 grandi pilastri che sono l'orientamento, la formazione e l'accompagnamento. Orientamento significa far tastare con mano le tecnologie abilitanti Industria 4.0 nelle piccole imprese, non solo artigiane, facendo progetti informativi, realizzando attività di testing delle tecnologie e diciamo aiutando le imprese nel beneficiare di quelli che sono gli incentivi economici e finanziari che aiutano le imprese appunto nel sostenere investimenti e acquisire le tecnologie. Formazione per noi significa trattare il tema delle competenze digitali attraverso percorsi esperienziali sulle tematiche dell'innovazione digitale, della trasformazione tecnologica, oppure percorsi verticali sulle singole tematiche legate a Industria 4.0. E poi abbiamo l'accompagnamento, cioè l'erogazione di servizi a valore aggiunto verso le imprese, come l'accompagnamento ai marketplace digitali, i servizi di consulenza in ambito cyber security, intelligenza artificiale e così via. Un ruolo fondamentale è quello che strutture di ricerca come il Digital Innovation Hub possono avere al fine di favorire nelle piccole e medie imprese innovazione e sviluppo. Sentiamo il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Uno dei problemi fondamentali che noi oggi abbiamo è quello di mettere in comunicazione il mondo delle piccole aziende, il mondo dell'artigianato che ha bisogno di innovazione così come ce l'hanno le grandi aziende con il mondo dell'università e dei centri di ricerca che possono contribuire a dare quelle competenze e quegli skills che sono indispensabili. Senza delle strutture come quella che ho visitato oggi e che devo dire mi ha veramente impressionato per la qualità e anche per la visione che c'è all'interno, senza queste strutture è molto difficile che una piccola o una piccolissima azienda abbia il tempo, le risorse e anche la sensibilità di mettersi in contatto con una struttura universitaria o con una struttura di ricerca. Io credo che l'esempio che ho visto oggi rappresenta veramente un esempio molto positivo di quello che dobbiamo fare tutti insieme in Italia, perché questo è il momento in cui dobbiamo essere in grado di cogliere le opportunità della transizione tecnologica, della transizione digitale che sta cambiando in maniera drastica il mercato e diciamo in fondo l'emergenza Covid è stato un grandissimo acceleratore di un processo che era già in corso e che forse sarebbe avvenuto in 5 anni, invece è avvenuto in 5 mesi, quindi adesso noi dobbiamo essere in grado di riuscire a cogliere queste opportunità e farle cogliere al tessuto produttivo italiano che è fatto prevalentemente di piccole aziende, quindi questa è una grande sfida. Cosa può fare l'università per essere più vicina alle imprese? Allora io credo che da un lato c'è un tema di linguaggio, cioè nel senso che diciamo l'università ha bisogno di, e su questo io come ministro sto spingendo molto, di avvertire ancora di più la sua responsabilità sociale, cioè nel senso che l'università è sicuramente una grande struttura che ha l'obbligo e ha la funzione di essere una grande struttura di formazione, una grande struttura di ricerca, ma deve anche in un certo senso sentirsi responsabile di fare in modo che questo suo grande sforzo poi abbia un grande impatto sulla società e sull'economia. E quindi il ruolo del ricercatore, non solo come un grande esperto di laboratorio, ma anche come una persona capace di interfacciarsi con la realtà economica dei territori, questo è un ruolo insomma un po' nuovo che va ancora più rafforzato, devo dire molto presente nelle università italiane e strutture come queste aiutano un po' a costruire questo rapporto positivo.
A fare gli onori di casa anche il presidente del CESAR, Carlo Pellegrino, il quale, sollecitato dal ministro, che ha chiesto quali siano oggi le necessità delle aziende in relazione alle nuove tecnologie e alla ricerca, ha sottolineato che spesso gli imprenditori fanno fatica a rendersi consapevoli dei nuovi bisogni che ha l'impresa. Ecco, io devo dire che, diciamo, come i ricercatori debbono uscire dai loro laboratori, anche gli imprenditori debbono uscire dalle loro imprese, nel senso che è chiaro che chi si è fatto da sé pensa di essere anche completamente autosufficiente, ma in un mondo globale in cui la competizione è così forte, le tecnologie e quindi i mercati evolvono in maniera così rapida, nessuno da solo è in grado di farcela. E quindi io credo che il messaggio che do a tutti gli imprenditori è quello di avere, diciamo, l'umiltà di mettersi in gioco e di capire che, diciamo, con la cooperazione ma anche con il miglioramento delle competenze si riesce ad essere molto più competitivi e a salvaguardare quel grande patrimonio imprenditoriale che loro stessi hanno costruito.